Una cosa veloce, ora mi dispiace, il signor Santini è andato via e volevo, a proposito, se poi scappi, a proposito, a proposito dell'ospedale vecchio lasciato così, volevo raccontare una cosa che mi ha raccontato l'ingegner Luzzetti, che quando venne fatto il nuovo ospedale e venne insomma spostato un'altra sede eccetera, la vecchia ditta, che poi fu anche la più seria perché ci fu anche chi scappò lasciando lavori a mezzo, si era offerta di fare una permuta e rilevare tutto il vecchio ospedale, e l'amministrazione di allora non volle, quindi insomma è un po' una vecchia colpa politica. E poi sarà mica stato Lorenzini, no, era una ditta, era una, no no no, era una ditta di fuori, ora non mi ricordo se era di Milano o di Roma, no, una, è romana penso, sì, una cosa di fuori era. E poi appunto volevo, così ho fatto una riflessione sentendo gli interventi di tutti, che anche quello del maestro Tarzi, tutti rimproverano di non aver mai diciamo curato abbastanza le nostre tradizioni, e la colpa di tutto è sempre del comune. Ora io volevo qui alzare la palla un po' per il comune, di tutte le amministrazioni, non voglio fare una questione di colore politico, però mi sono trovata a avere io due esperienze diverse, una quando ero consigliere comunale, che feci la Margherita Aldobrandeschi con tutto il corteo storico in centro, e venne fuori uno scandalo perché io avevo osato riprendere questo personaggio storico, questa tradizione, non da parte di tutti insomma, però in tanti, insomma, Paolo lo sa, sui giornali mi trattarono di tutti i titoli. Ora che sto facendo dal punto di vista professionale con il comune un lavoro di rivalutazione delle nostre tradizioni sulla storia della città, che non vi voglio anticipare se no si brucia la presentazione, però anche in questo caso ci sono state delle grandi resistenze. Ora io voglio dire, ma perché a Grosseto tutte le volte che ci si occupa di storia, di tradizioni e di cultura si fa scandalo? E devo dire, il comune non è che è sempre colpa del comune, perché appunto l'amministrazione dove ero io era di centrodestra, ora siamo in centrosinistra, quindi... Però io onestamente mi sono trovata in due circostanze dove sono stata difesa dal comune. Quello che io non capisco è come si possa fare una polemica infinita su pubblicazioni o manifestazioni culturali.